Allora, domenica, siamo a pochi giorni dalla fine, siamo nel Parco Nazionale dell'Iti. Il paesaggio è molto molto bello, come potete vedere. Siamo nel punto alto dove c'è il vecchio castello, che è alle mie spalle in questo momento. E siamo reduci da un viaggio piuttosto pesante dalla penisola del Pelio. A proposito, la giornata di ieri, che è stata una giornata lunga e difficile, è andata così. Siamo partiti da Lito Oro, siamo andati al castello di Platamonas. Dal castello di Platamonas siamo scesi proprio sul Pelio. Il Pelio inizia con la città, grande città industriale, con un porto industriale di Volos. Da Volos, che abbiamo bypassato completamente, siamo andati a Zagara, nella parte alta del Pelio. I paesi di Zagara e tutti quelli vicini erano tanto stati decantati da molte guide. In realtà noi li abbiamo trovati molto spogli, molto sporchi, disorganizzati e con strade di difficile percorrenza, forse anche perché, essendo il centro di coltivazione della mela e essendo questo il periodo di raccolta delle mele, era parecchio caotica la situazione. Comunque abbiamo oltrepassato Zagara, abbiamo visitato la spiaggia famosa anche a livello di TripAdvisor di Agios Seranta, e abbiamo fatto un bagno in un'acqua che non era, secondo me, raccomandabile. Poi abbiamo ripreso la strada, un po' delusi, un po' stanchi, proseguendo per i paesi di Zagarada, di Moresi, tutti assolutamente trascurabili, e cercando di arrivare a un porto dove dormire, siamo scesi invece sull'altra costa, quindi non la costa est, ma sulla costa ovest della penisola del Pelio, verso i paesi di Afissos e poi di Milina. Lì il paesaggio cambia drammaticamente, tutto molto 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 bello, molto gradevole, le persone sono estremamente cordiali. Quindi abbiamo pernottato nel paese di Milina e siamo ripartiti questa mattina, dopo un giro in canoa all'interno del piccolo stretto che si forma tra Milina e l'isola che gli sta subito di fronte. Siamo ripartiti, siamo saliti ancora verso Volos e siamo arrivati fin qui dopo un lungo viaggio di diverse centinaia di chilometri. Dal Parco dell'Iti ci si sposterà verso il paese alpino chiamato la Svizzera della Grecia di Karpenissi. Let's see. Allora, ghiande a parte, sono stato richiamato all'ordine perché non ho fatto notare che siamo circondati da campi di salvia e maggiorana e origano selvatici e mentuccia, benché ora non se ne veda. I profumi sono incredibili.
ficata. La strada motociclisticamente più bella del mondo, quella che arriva a Carpenisi, e anche la cornice più bella, credo, di tutta la Grecia vista.